Finiamo di spiegare il canto secondo, perché poi stavamo finendo di spiegare il canto secondo e è suonata la campanella. Ascoltiamo la canzone del professore su Casella. Ricordiamoci quindi che cosa sta avvenendo. Avviene che un po' tutte le anime del purgatorio che sono appena arrivate lì sulla spiaggia del purgatorio, portate dall'angelo, si sono distratte, così come Dante e così come lo stesso Virgilio. Tutti si sono distratti a sentire appunto Casella che ha intonato questa canzone, tratta dal convivio di Dante. Però poi è arrivato qualcuno, è arrivato Catone, che li ha richiamati anche con una certa determinazione, no? E allora qui la similitudine, esattamente come dei colombi che stanno mangiando, insomma, e poi appare qualcosa che li fa impaurire, insomma. E così lasciano stare quello che stavano mangiando, l'esca, quindi il cibo che stavano prendendo, perché sono assaliti da maggior cura, cioè presi da una preoccupazione, da un'ansia maggiore, quella di magari qualcuno che è venuto lì per prenderli, per mangiarli, per ammazzarli, eccetera. Quindi impauriti. Così vidio quella masnada fresca, così quel gruppo che era giunto da poco, quindi fresco del purgatorio perché era recente l'arrivo, insomma, di questo gruppo. Lasciarlo canto, lasciar perdere, quindi interrompere il canto di Casella e per quanto riguarda tutti gli altri, interrompere l'ascolto di questo canto, no? E fuggire verso la costa, fuggire verso la salita, verso la montagna, insomma, no? Verso la costa si intende appunto l'altura del purgatorio, il versante del purgatorio, dove devono salire, perché quello è il loro scopo, no? Ormai, quello di liberarsi dal peccato, salire la montagna purgatoria e non rimanere lì. Comunque va, ne sa dove riesca, come uno, un valore impersonale, che va anche se non sa bene dove si sta dirigendo, quindi dove va a finire, insomma, dove riesca letteralmente. Né la nostra partita fu men tosta. Quindi anche noi, cioè io e Virgilio, ci comportammo esattamente come quelle anime, là. Cioè, rapidamente, scappammo, no? Una volta che arrivò Catone a rimproverarci in una maniera così netta. Ma adesso ripassiamo tutto quanto il brano, insomma, di Casella con una canzone che ha fatto il professore. Anche se ho letto il vostro libro, che molti studiosi dicono che è improbabile che Casella abbia musicato una canzone dottrinale come quella Amor che nella mente mi ragiona, di cui si dice in questi versi. Sta di fatto comunque che la musica aveva un suo peso nel Medioevo, l'abbiamo detto sin dall'anno scorso, e quindi noi abbiamo messo in musica anche questi versi del secondo canto del Purgatorio. Come vedrete qua, proprio nella prima parte del canto, abbiamo la richiesta, no, di Dante all'amico di cantare, mentre invece nella seconda parte abbiamo l'intervento del veglio onesto, c'è cioè l'intervento di Catone che li richiama a dovere, insomma, li richiama a riprendere la strada verso il purgatorio, come abbiamo appena visto. Io se nuova legge non ti toglie, memoria uso un amoroso canto, che mi solea acquietar tutte le mie doglie, di ciò ti piaccia consolare alquanto. Anima mia che con la sua persona, venendo qui è affannata tanto, ragiona. Comincio elle allor sì dolcemente, che la dolcezza ancor dentro mi suona, lo mio maestro io e quella gente, che era con lui parevansi contenti, come a nessuno toccasse altro la mente, noi eravamo fissi attenti alle sue note, ed ecco il veglio onesto gridando che
ciò, spiriti lenti, qual negligenza vuole stare questo? Correte al monte a spogliarvi lo scoglio, che se non lascia voi Dio manifesto, come quando accogliendo via l'olio, i colombi adunati alla pastura, vedi senza mostrar l'usato orgoglio, se cosa appare un degli abbiamo paura. Stare l'esca, perché assaliti son da maggior cura, esibi Dio quella mastrada fresca, lasciarlo canto e fuggir per la costa, comunque va e sa dove riesca, nella nostra partita come tosta. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.